Buonasera e bentornati a Talk Sicilia, il programma di intrattenimento di Blog Sicilia. Questa puntata andrà pure su Videoregione, canale 14 e Digitale Terrestre. Una puntata dove festeggiamo tante cose, soprattutto festeggiamo il ritorno in televisione per la stagione 2022-2023 del nostro fuoriclasse, del nostro amato Massimo Minutella. Benvenuto Eccoci, ben Massimo. trovato Un abbraccio Piero. virtuale, siamo Insomma, qui. a distanza Io con raccontare. Massimo ho condiviso una bellissima stagione l'anno scorso di Casa Minutella, ci siamo divertiti tantissimo, Moltissimo, tante moltissimo. storie bellissime che hai raccontato. Peraltro non c'è da festeggiare soltanto il tuo ritorno. Buon compleanno Massimo, diventi Grazie. maggiorenne. Diventiamo maggiorenni, ma tutti quanti quelli che lavoriamo qui e che abbiamo condiviso in qualche modo. Intanto ben trovati, è un piacere enorme. Gioco in Sì, casa, in casa, questo è è sempre come giocare al un Barbera. Ti piace vincere facile? No, È sinceramente no, poi tu lo dici, scomplicato, beh, che insomma, sempre pure i lisci. Però detto questo, sono molto contento perché hai detto tu, è un compleanno importante quello di quest'anno, che Casa Minutella diventa maggiorenne. 18 anni, 18 anni sono facilissimo. passati, sono tanti. Se consideri che due di questi, che non ho conteggiato, sono di radio, perché tutto è nato alla radio. Casa Minutella era un programma Si sente radiofonico. che tu hai una bellissima impostazione vocale, quasi teatrale. Io ti ringrazio. Staranno rabbrividendo gli attori, quelli che hanno fatto la dizione, quelli che usano il diaframma, importante. Io ho iniziato alla radio. Casa Minutella era un programma radiofonico, ho fatto 2 anni, poi dopo mi hanno spostato in TV e sono passate 18 edizioni. Sono tra i programmi più longevi della TV regionale, insieme Ah, però a precisiamo una qualche cosa, altro. Massimo, TV regionale. Ma la tua azienda è veramente un'azienda ricchissima. Tu l'anno scorso sono state realizzate delle puntate fantastiche. Grazie. Ricordo Claudio Martelli, Ancora. Maria Falcone, lo speciale che hai fatto per il Tentennale delle Stragi. Cioè, Massimo Minutella si occupa di cultura, di spettacolo, racconta il bello e il brutto della Sicilia, ma c'è anche un forte impegno sociale in quello che fai quotidianamente. Io penso che ognuno di noi ha una propria vocazione. C'è chi ha la vocazione del racconto, come nel mio caso, chi come te ha la vocazione del giornalismo, dello spulciare, del cercare, dell'indagare, no? C'è chi ha la vocazione sacerdotale, chi ha una vocazione alla predisposizione agli altri attraverso il servizio della medicina, per esempio, no? Ecco, nel mio caso, io da quando sono bambino ho sempre immaginato che la mia attività potesse in qualche maniera essere quella del raccontare, però anche in qualche maniera divertire, perché io comunque nasco come conduttore di intrattenimento, è quello che ho Però non le continuato e che mandi a voglio dire, fare. Com'è? non le mandi a No, quando dire. capita, no, è Facciamo degli capitato. esempi: il Vai. cimitero di Palermo, cimitero dell'Orto, bello lampo. Bello lampo, il Hai fatto cimitero. tremare Palazzi del Potere. Beh, insomma, più che tremare, abbiamo acceso le lampadine, abbiamo provato a raccontare le cose che non funzionano e qualche volta ho perso il lume della ragione durante qualche diretta nella quale ho visto consiglieri comunali che addossavano colpe ad Sì. altri per le bare accatastate. Come se loro non fossero No, responsabili. la cosa che mi faceva rabbrividire nelle ultime edizioni di Casa Minutella era quando questi personaggi che sono lì nelle stanze dei bottoni raccontano come se fossero altri a dover fare le cose, ma sono loro i protagonisti. E questo mi ha portato inevitabilmente durante la stagione scorsa a dover alzare un po' la voce, ma questo sempre da cittadino, cioè tornando alle bare accatastate ai rotoli, Problema che ancora non è che stato ancora non è risolto. stato risolto. Diamo alla galla il beneficio di dire che è Certo. arrivato da poco e quindi aspettiamo risposte. Detto questo, però, io ho sempre immaginato, ma se lì ci fosse mio padre? Se lì ci fosse la mia mamma, un mio zio, un mio parente, a me molto caro, io come reagirei? E la reazione che ho avuto è stata quella di chi ha sbattuto i pugni per la prima volta dopo 18 anni su una scrivania e dire: no, a noi non va bene. Vergognatevi. Sì. Peraltro è stato anche molto prezioso il contributo che tu negli ultimi anni hai dato nel far giungere a tutta la gente che ti seguiva in TV e sui social la consapevolezza di cosa fosse il Covid. Ricordo a tutti che tu ti sei infilato in un reparto Covid, cioè tu fai finta di fare il conduttore, ma in realtà tu fai delle inchieste abbastanza taglienti e pungenti. Io mi ci sono ritrovato, devo dire la verità, perché durante il periodo pandemico ricordo i collegamenti con il primario dell'ospedale civico, del pronto Professor Cascio. soccorso dell'ospedale civico, il quale mi raccontava che erano in una situazione di assoluto fuori controllo e io dicevo, vabbè,
E sentivo sempre questa frase: dovreste vedere, dovreste vedere. Io dicevo: scusate, dovreste Fatemelo vedere, ma vedere. fatecelo vedere, fatemelo vedere. E la risposta era no. Fino a quando un giorno mi arrivò una telefonata di un dirigente del civico, mi disse: beh, se veramente lei ha questo desiderio, noi lo facciamo. Io sono stato il primo in Sicilia a fare questa incursione. Racconto brevissimamente, chi vi parla è il re, no? degli ansiosi e soprattutto il re di quelli che hanno paura delle malattie. Cioè, io sono Sì, confermo, veramente, confermo. In realtà, cioè, diciamo. proprio il re. Quindi quando io mi chiamavo, mi sa, guarda, puoi assolutamente venire tranquillamente, vieni, devi indossare. Io ho detto subito sì. Quando poi ho realizzato che ho detto sì, sono stato male per 24 ore, anche dopo ho dovuto fare 1.000 tamponi perché ero lì. E non dimenticherò mai quando nei giorni a seguire le persone chiamavano in redazione, chiamavano il sottoscritto, ci scrivevano per sapere se in quel reparto c'era un parente o meno, perché erano gli ultimi istanti di vita in cui potevano vederlo. E questa cosa qui mi ha toccato fortemente. Spero mai di dover raccontare altre cose del genere. Il Spero mondo non mai. sta andando tanto bene, quindi Noi cercheremo. abbiamo il dovere di raccontare. Io quest'anno vorrei essere un po' più leggero Ma quanta strada hai fatto, Massimo, per arrivare fin dove sei arrivato? Perché noi abbiamo trovato, prego la regia di mandare in onda, delle clip che risalgono a una dozzina di anni fa, che ti vedono impelagato in una puntata di Casa Minutella newyorkese, pensano al periodo natalizio. Raccontaci questi viaggi a New York, dove sei Beh, per stato? esempio, una di Hai quelle fatto tutto. cose che ho fatto era andare a New York a raccontare ai siciliani che vivono lì, e andai lì per condurre una serie di spettacoli. Insieme a me c'erano Pari de Benassai, Marcello Mandreucci, Lello Analfino, Marcellone. e a quel tempo c'era forte anche l'attività dell'ANFE, che è l'Associazione Nazionale delle Famiglie Emigrate all'Estero, e c'era questo legame fortissimo tra la Sicilia e gli emigrati. E quindi si andava al Columbus, appunto, ecco, queste sono le immagini dove si vede ancora Gaetano Calà, che erano dei dirigenti, e ci siamo molto divertiti. Allora chiesi, ho detto: io vengo a condurre, ma ho una condizione, che mi date la possibilità di portare con me una telecamera, un videomaker, e raccontare tutto. Ma ne abbiamo fatte veramente tante. Then I have a dream, sembra quasi. Sì, no, questo è uno dei tanti bei ricordi che custodisco nel cuore, perché noi che siamo in Sicilia non ci rendiamo conto di quanto siamo fortunati, ma quelli che l'hanno lasciata per andare a vivere all'estero, quando vedono un siciliano, gli dicono: ma tu ti rendi conto di dove vivi, quanto sei felice o meno, eh? Ma non ce loro ce Quindi hai l'hanno mo fatto anche da molto più antenna, da forte. catalizzatore per Sì, questa sì. nostalgia che rimane sempre. Guarda, se si riuscissero a trovare. Però vedo che anche lì già eri senza capelli, Massimo, almeno questo No, non. insomma, i capelli li ho persi già. Poi ha parlato Bessida, che insomma è cintura nera come me di perdita capelli. Alopecia. No, devo dire, insomma, questo è uno dei bei ricordi, che appartiene appunto ai 18 anni di 17, perché il 18esimo lo dobbiamo ancora fare. Però non soltanto, come dire, attività di grande conoscenza sul territorio, ci sono anche esperienze che ti hanno toccato. Io so che tu hai un rapporto molto particolare con gli ultimi. Cioè, Sì. tu non sei un uomo soltanto della bella No, musica, dell'intrattenimento. Cioè, a te piace comunque raccontare anche le storie degli ultimi, di quelli che soffrono, sì, io penso cioè, hai iniziato con Biagio che. Conte, anche qui la regia c'è un contributo di una vecchia intervista con Sì, Biagio Conte. Poverino, sta male, quindi gli sta auguriamo molto tutto male il Biagio, bene facciamo tutti gli possibile. auguri possibili. Io ritengo di essere un amico vero di Biagio. L'ho conosciuto quando ancora i riflettori non erano accesi come adesso su di lui, sulla sua missione. Proprio lo scorso Natale, per Blog Sicilia e Videoregione, avevo proprio confezionato due Meravigliosa. racconti, Io uno sono parte in causa sul perché abbiamo sì, lavorato assieme, però era veramente esatto. molto Uno toccante. sulla struttura di Biagio, che accoglie ancora oggi tanti migranti e tanta gente in grande difficoltà, e un altro sugli angeli della notte, sono quelli che poi vanno portando il cibo ai clochard, a coloro che hanno scelto di fare questa vita. E quindi bisogna raccontarlo. Lo facciamo sotto il periodo di Natale, in cui verosimilmente le nostre anime si ritengono Propense al più bene. propense e più buone, per quanto però serve farlo Però se praticamente non tutto sbaglio Luca l'anno. Carboni ci ricorda che o è Natale tutto l'anno o non è Sì, quella è Natale una canzone mai. storica Carboni o di sbaglio? Giovanotti e di Luca Luca Carboni di Carboni. tanti anni fa. Ecco, vedi, quelle Quando sono si parla di alcune musica leggera però mi immagini. Nutella. Beh, lì tocchi un tasto dolente, No, un tocchi il mio tasto cuore. No, piacente. dolente nel senso che vorrei farne molta di più in questo senso, sì. Però
Beh, perché lo vedete Alessandro Amato, che era Sì. ospite in quella puntata, ma non è lui, Biagio Conte, No, quindi ecco, Biagio, Biagio è lì, fratello che in Biagio. quel periodo era sulla sedia a rotelle perché aveva le ginocchia completamente andate, e poi però Biagio è guarito proprio in un viaggio a Lourdes, lo racconta lui stesso, eccolo qua. Gli occhi di Che... Biagio Conte sono qualcosa Beh, gli di occhi di incredibile. Biagio sono quelli che Uno sono. specchio dell'anima, Sì, veramente. assolutamente, assolutamente. Anche i tuoi occhi sono molto brillanti, Sono Massimo. piccoli, Raccontano. No, piccolissimi. non è vero, non sono piccoli, sono brillanti. Sono gli occhi Grazie. di un uomo che ha tanta voglia di fare, di costruire cose che facciano bene alla collettività. È quello che mi piacerebbe fare anche quest'anno. Casa Tra l'altro, Minutella. Casa di Nutella quest'anno ha una virgola e una continuazione. Casa di Sì, Nutella solo sul solo sul 14. 14, sì. Ci spieghi perché solo sul Beh, è 14? una scelta editoriale. Mi è stato chiesto di appunto sposare questa causa. E Casa Minutella quest'anno sarà visibile solo ed esclusivamente sul canale 14 di Videoregione, il Sul lunedì, digitale il martedì terrestre. e il mercoledì alle 14:45 in diretta per 48 minuti circa. In replica sarà distribuita nelle varie giornate, e questo poi ve lo dirò appena avrò contezza precisa su Beh, il conto alla tutto, sugli rovescia già è orari. partito, si è organizzato. Che novità ci sono quest'anno Quest'anno, nel... beh, insomma, cambia appunto le date le giornate della messa in onda, quindi i primi 3 giorni della settimana, lunedì, Però a martedì e me un mercoledì. uccellino ha raccontato che Sì? arriva un leggio nuovo, una posizione nuova No, questo ancora, siamo in in fase itinere. di creatività, cioè stiamo tentando, la struttura, diciamo, portante è uguale a quella degli altri anni, la struttura nera con la scritta che ricorda dove siamo e chi siamo. Poi tutto il resto in questo momento è in fase di creatività. L'unica cosa certa è che, come dicevo prima, torniamo lunedì, martedì e mercoledì alle 14:45, saremo rigorosamente in diretta lì dove sarà possibile. Come sempre, il resto. Sì, io ho sempre dato priorità alla diretta. La diretta è quella che ti dà la possibilità di poter interagire con chi ci segue da casa. Questo ci permette anche di poter dialogare con loro attraverso anche delle telefonate in diretta che quest'anno conto di recuperare un po'. Quello che è mancato, a mio avviso, in questi ultimi anni alla TV locale è il contatto diretto col pubblico. La TV locale deve fare la TV locale. Cioè, ci sono troppe emittenti che vogliono scimmiottare o tentare di Beh, se copiare le diventano grandi generaliste non ha più nazionali. senso guardarle Ma sai, perché... al netto dell'essere generalista o meno, è proprio il fatto che la TV regionale, la TV locale, mi piace chiamarla così, deve dialogare col proprio pubblico, conoscerlo, sapere da dove chiama, da dove lo sta seguendo, fidelizzandolo attraverso una serie di attività che è come una su tutte, quello di poter dialogare e poter parlare per esempio con gli amministratori, cosa è diventato ormai impossibile parlare con loro. Quindi magari attraverso una trasmissione puoi fare una domanda, puoi chiedere un'informazione. Noi questo negli ultimi anni di Casa Minutello l'abbiamo fatto, abbiamo veramente tante volte risolto tante Sì, è cose. vero. Dal punto di vista artistico ci sono delle novità? Ma C'è guarda, no, qualcosa che cambia nel... no, perché comunque fondamentalmente sono. Vabbè, però sarai sempre, come dire, molto focalizzato a Sì, quelle che no, sono le noi ogni tendenze. giorno proveremo ad avere chiaramente un argomento diverso che spazia dalla politica all'intrattenimento, alla cultura, allo sport, alla vita di tutti i giorni, alla cronaca se capita. E quindi quest'anno sarò, come dire, distribuito su 3 giorni, quindi ogni giorno un argomento diverso. Non sarò da solo, come sempre sarò aiutato da una squadra di persone, una su tutte. Quest'anno ho il piacere di avere con me Alessandra Galioto, una Ottima professionista, collega, una tua collega molto giornalista brava. che collaborerà e lavorerà con me, non solo in fase di scrittura e di preparazione, e spero di coinvolgerla anche in video Perdonate la attraverso. mia tosse, purtroppo. Vabbè, ci sta. Ho fatto il tampone però stamattina, sennò sono capito. Quindi Alessandra sarà con me, Ma spero. finalmente un tocco di gentil sesso, perché l'anno Eh sì. scorso eri soverchiato da questi brutti maschiacci. Io, Manlio Viola, Ignazio Marchese. brutti ceffi. Ovviamente anche brutti ceffi, brutte persone, sono tutte brutte persone da vedere, No, tutti molto poco io telegenici, devo diciamoci la veramente verità. ringraziare tutti perché comunque Ma noi facciamo parte sempre della tua No, squadra, la Massimo, squadra lo fa sai, sempre, sempre noi cioè, siamo. tanto quando poi si spegne tutto, dovete sapere che dall'altra parte poi stiamo tutti insieme, c'è cioè, chi fuma, si va fuori, si chiacchiera, si parla, Chi ci fuma, pensa, presente, non si esatto, si dovrebbe dire. condivide anche il piacere dello stare insieme. Quindi dal 24 di ottobre vi aspetto in tanti.
Vi aspetto anche sulla mia pagina Facebook, il caso Minutella, dove troverete come dire, le attività non televisive perché lo potrete seguire solo in TV, ma tutta una serie di attività che vi daranno la possibilità anche di, per chi vive fuori, perché sono tanti che ci seguono da fuori, di conoscere un po' meglio quello che faremo durante la Quindi settimana. costruirai anche una sorta di backstage dopo puntata che potrai distribuire sui social. Questo, sì, adesso troveremo un modo per coinvolgere anche chi vive fuori, no? Certo, perché Nel poter altrimenti seguire. sarebbe penalizzato chi non può guardare il digitale terrestre Sì, perché il segnale si questo. ferma in Beh, Sicilia. troveremo sicuramente i modi per poter renderli Ma partecipi. già hai deciso chi è l'ospite d'onore della prima puntata? È una tradizione di Casa Minutella? Allora, la tradizione vuole che in questi 20 anni il primo ospite della prima puntata dell'edizione di Caso Minutella è sempre stato il presidente della regione. In questo caso dubito che possa essere Renato Schifani per motivi legati al fatto che mentre vi parlo e stiamo registrando questa puntata, Sì. lui non ha ancora fatto la squadra di governo. Non si sono neanche insediati perché ancora non è finito lo Non è scrutinio. finito lo Cioè siamo, scrutinio lo e diciamo, non siamo quindi. in diretta, stiamo registrando questa puntata Sì. già, ma siamo, come dire, a ridosso della tua prima puntata, quindi siamo alla seconda Praticamente sì, settimana, ma ancora quindi ci sono dubito che possa. 52 sezioni ballerine. Esatto, quindi questo è uno dei motivi che mi spinge a dire che non sarà Situazione lui. surreale. Come? Situazione surreale. Si è votato quasi Vabbè, un mese fa. ma tu ancora ti stupisci? No, mi stupisco, mi viene da ridere, ce la prendo come te, la prendo alla Minutella, mi fa ridere ormai tutto questo. tu ancora ti stupisci? Ma domanda, ma mi pare normale che nel 2022 con lo speed. E la posta certificata e tutta una serie di servizi che certificano che Inizia sei fino a tu, contare quattro no, schedine, che ma sei com'è? tu a poter, non possiamo votare online e gli studenti fuori sede devono prendere gli aerei, i treni per tornare. Ma sapete quanti studenti Su fuori questa roba è sede? successo un No, casino. Il vabbè, buon Ismaele figuriamoci. Lavardera, che ora si dovrebbe insediare come deputato regionale, se n'è andato a Londra a raccontare il dramma di questi ragazzi che avrebbero voluto volare, votare, volare, per carità. Peraltro, Votare. Vabbè, insomma, questo. Racconteremo anche queste cose qui, laddove da sarà notare che possibile. rispetto all'anno scorso, quest'anno fai tripletta. Due puntate alla settimana nel 2021-2022, sono tre Quest'anno tre. puntate. Sì, beh, in effetti, se ci pensi bene, le distribuiamo. Una puntata dell'anno scorso la dividiamo in tre di quest'anno, perché lo scorso anno, per chi mi ha seguito, apro una parentesi e la chiudo brevissimamente. Grazie, grazie di cuore perché siete stati veramente tantissimi. Chiusa parentesi, perché quest'anno Casa Minutella va in onda 3 volte a settimana. Lo scorso anno aveva una permanenza di 90 minuti, invece quest'anno saremmo soltanto per una cinquantina di minuti scarsi. Vabbè, ma ci dicono che tu sei molto bravo a fare sintesi e quindi sarà una puntata sprint, frizzante, come è il tuo stile, Io ci no? provo, non ho No, ci ancora fortemente il riuscirai dono della sicuramente, lo sintesi, però sappiamo. certamente saremo, come dire, circoscritti dai tempi che abbiamo a disposizione e saremo circoscritti anche con gli Anche ospiti. questo è il bello della diretta, sapere avere un tempo preciso, Beh, sì, si chi fa il parte, nostro si chiude. mestiere sa che deve avere il dono della sintesi, perché comunque è vero è che avevamo 1 ora e mezza, ma era vero che eravamo in 90 minuti, avevamo tanti di quegli Tanti. ospiti, quindi sapevamo che in quel lasso di tempo dovevamo occuparci di un argomento. Hai già una scaletta di argomenti che vuoi trattare, cioè non mancano le disgrazie in Guarda, questa terra. Ma no, perché appunto adesso avrò la diciamo, non necessità. avrai anche No, l'imbarazzo della scelta, dicevo prima immagino. che quest'anno mi piacerebbe essere un po' più leggero. Ecco, onestamente sì, vorrei occuparmi un po' più Del bello della Sicilia, magari. sì, di cose che però E di non capiterà solo la Sicilia. sicuramente, sicuramente. Cioè, insomma, ecco, alla fine mi piacerebbe anche raccontare di arte, di cultura, di spettacolo, che è il mio mondo, ma non necessariamente solo quello. Poi ripeto, quest'anno appunto ci sarà Alessandra a darmi una mano e quindi di volta in volta con lei troveremo un modo per raccontare. Vabbè, allora che cosa dobbiamo dire a E chi ci niente, Pia, segue? intanto grazie per No, questo ma grazie a spazio. te, insomma, Noi ci il capo vediamo. cannoniere del gruppo Sì, Sicilia On esatto. Demand. Che dici? Ma sei fatto, sai, fa No. numeri veramente No, ma circensi. Li li abbiamo fatti abbiamo fatti tutti, li abbiamo assieme. fatti tutti. Io mi prendo solo senza Vabbè, ma alcuna scrocciati presunzione. la faccia tu, Sì, no, io mi che prendo non è solo scomodo. la paternità di avere pensato delle cose, di averle condivise, di avere trovato un terreno fertile e quindi spero che la nuova edizione di Casa Minutella possa piacervi. Non aspettatevi fuochi d'artificio, rimarremo piccoli ed umili come siamo sempre Vabbè, allora quando stati. Massimo Minutella dice rimarrà piccolo e umile, vuol dire che aspettatevi fuochi No, d'artificio ma è perché. vero, beh, è vero, chi mi conosce sa che dico il vero. No, cioè, io sono sempre.
se chi fa il nostro mestiere, soprattutto se poi lo fa in questa terra, deve non avere deve sempre... creare false aspettative? No, quello no, ma rimanere sempre con il capo basso a lavorare. Cioè, io sono dell'avviso che solo il lavoro alla fine, in qualche maniera, in un modo o nell'altro, può essere ripagato. Quindi, ripeto, 3 volte a settimana, il lunedì, il martedì e il mercoledì si parte il 24. Casa Minutella, solo casa sul 14. Casa Minutella, solo sul 14. Allora a questo punto ci rimane il tempo per il tuo saluto, quello classico. Prego, a te. Allora, lascio a te la chiusura di questa puntata di Talk Sicilia. Marzi. Allora, amici di Talk Sicilia, la trasmissione che conosco molto bene perché insomma è fatta da persone che stimo molto e che sono molto amiche mie, vi aspetto a partire dal 24 di ottobre sul canale 14 del Digitale Terrestre. Questo accadrà a partire dal 24 di ottobre alle 14.45, il lunedì, il martedì e il mercoledì. Ci saranno delle repliche, ma se mi seguirete in diretta, poi di volta in volta vi dirò quando, dove, come e a che ora. Grazie perché siete stati in tanti negli anni passati. Ambisco ad avervi ancora una volta con me in questa avventura che vedrà protagonista non solo la mia faccia ma anche la partecipazione di tanti ospiti. Avremo da fare 108 puntate, quindi mettetevi comodi perché sarà lunga, faticosa, inesorabile, ma così come l'anno scorso la portiamo a casa anche quest'anno. Che Dio vi benedica. Che Dio vi benedica. Massimo, bravi, un grande abbraccio. Grazie, bravi. Ci vediamo il 24. Grazie, grazie, ciao. Buona ciao serata. Sicilia, grazie mille.